Ci ho messo una settimana a finire Lucifer. E tralasciando il chiusone biblico che mi sono fatto, io adesso vago per casa così la notte urlando: dov'è Lucifer? Mamma! Ah, mamma! Mamma, cosa stai facendo con lui? Mamma! Oh, no! Adesso io con Lucifer sono arrivato un po' tardi. Un po' tardi, sì, sono arrivato praticamente alla quarta stagione. L'ho iniziato a vedere la quarta stagione e il fatto di stuccarmi così una serie è stato un po' triste come cosa, ma questo è un altro discorso che ho detto già che dobbiamo fare un altro video, ok? Basta, basta, sempre stuccarsi, basta. Teniamo sempre da parte il fatto che stuccarsi una serie in una settimana non è la scelta migliore, non bisogna vedersi tutta quanta la serie completa così in una settimana, bisogna smarmerlarla, ok? Netflix è rotto il cazzo a mettere tutti gli episodi di una stagione così, ficcali, così, boom! E quindi Lucifer, ragazzi, una serie a cui non avrei dato neanche 50 centesimi, ma che alla fine è riuscita a entrare nelle mie... È finita! Non avrei mai pensato di dirlo, ma aspetto la quinta stagione come se fosse il Natale. Perché il diavolo di Tom Ellis è veramente un compagnone, un buddy che ti tiene compagnia. Oh mio Dio, quanto vorrei essere lui perché è alto 1,91 m e c'ha quelle spalle incredibili che se si gira a tavola butta giù tutte quante le bottiglie. Oltre al fatto di avere quelle incredibili skills, di farsi tutte quante le donne che vuole così e avere una forza sovrumana e incredibilmente riuscire a sapere tutte quante i desideri delle persone. Penso di aver detto tutto, No, non è vero, in realtà voglio dire anche che lui ha una macchina incredibilmente figa, ha tantissimi soldi, può fare festini, orge, può drogarsi quanto gli pare, può bere quanto gli pare, può non fare un cazzo tutto il giorno, tutti i giorni. E soprattutto può bestemmiare camuffandola dicendo mio padre alla fine. Incredibile, porco mio padre. Ah, che bello. Ma nonostante questi grandissimi pregi che ha questo personaggio, ci sono delle cose che me lo fanno stare sulla sacca scrotale, ovvero il suo essere inadatto in qualsiasi situazione, cioè facendo quelle cazzo di battute di merda ogni volta che assomiglia a me alle medie. Per favore, basta, che schifo, aiuto, basta. E fondamentalmente è un coglione, perché ogni volta uno gli dice una cosa e lui capisce un'altra, ma hey, he's the devil. E poi come ultima cosa c'è una CGI discutibile, ma proprio discutibile a livelli Lost. Brutto, brutto, io non accetterei mai così. Ma accetti così? No. E basta, niente, se ne ritorniamo tutti a casa. Lui si ritorna agli inferi e si ricomincia così. Con una nuova serie tipo Angel. Ah no, quello già l'hanno fatto. Dark Angel, pure questo. Black Angel, di sicuro questo non l'ha fatto nessuno. E finalmente possiamo dare il via alla recensione, al ricapitolone di tutte quante le stagioni fino ad arrivare all'ultima. Vai! Lucifer Morningstar è il diavolo che canta, balla, parla inglese. It doesn't work like that, detective. Little present for the LAPD. E si improvvisa detective. Se fa questa, se fa quest'altra, ma non riesce a farsi lei, Chloe, la detective del LAPD che diventerà la sua partner. La prima stagione in pratica consiste in questo. Succedono cose impossibili e Chloe dice solo "What the fuck?". L'unica battuta di Amenadiel, che è il fratello di Lucifer, è "Lucifer, devi tornare all'inferno". L'unica battuta di Lucifer è "Detective". Detective. Detective. The detective. Lucifer si fa ammazzare per salvare la detective, prega Dio per salvarla e Dio lo fa respawnare. Ammazza il cattivo, fine. Come prima stagione gli darei un bel ma su 10. Una cosa che si nota subito della serie, soprattutto nella prima stagione, è che i personaggi si dimenticano alcune cose e banalizzano altre che dovrebbero essere abbastanza importanti. Sono un po' stupidini, un po' stupidini. E poi c'è il fatto che sono incredibilmente ripetitivi. Oh mio Dio, quanto è ripetitiva questa serie. Oh mio Dio. Poi c'è il fatto del MacGuffin de Lucifer che deve tornare negli inferi. Una cosa che dura per 5 stagioni e che alla fine non è il plot principale della storia. Perché il plot principale della storia è il suo amore per Chloe. Oh mio Dio. Fino alla quarta stagione, alla quinta stagione, alla sesta stagione, settima stagione, sempre questo amore per Chloe. Ma in realtà lui, l'ultima stagione, non succede questo, ok? Mi ricorda un po' l'ultima stagione di Game of Thrones, però al contrario, con le strane. E quindi, boh, non lo so, cioè, quindi dobbiamo subirci tutte quante le stagioni in cui c'è Lucifer che ama Chloe, ma non riesce a dirlo in nessun modo.
Cazzo, sei il diavolo, che ci vuole? Boh. Seconda stagione. Arriva la stragnocca mamma di Lucifer, madre di tutto il creato, e si impossessa di Charlotte Richards, un avvocato in carriera che difende principalmente i criminali cattivissimi. Incontra Lucifer e Amenadiel, inizialmente dicono: oh no, mamma, che palle! Poi lei gli dice: no, ragazzi miei, vi voglio bene, vi faccio orecchietta alle cime di rap! E grazie all'orecchietta alle cime di rap riesce a convincere a fare guerra al loro padre, Dio onnipotente! Bastato pochissimo, è bastato, eh? Ma poi ci ripensano, poi ci ridipensano, poi ci ripensano ancora. No, lei è cattiva, no, papà è cattivo, si è fatta la sua volontà e bla bla bla. Dia, nel frattempo, si fa Dan, l'ex marito di Chloe. Pensa che roba, si è fatto Dia, si è fatta. Arriva anche Uriel, che sarebbe Imperioli, quello di The Sopranos. Ma detto questo, Uriel muore per mano di Lucifer. Dio fa l'entrata scenica. Cercano in tutti i modi di far funzionare l'arma letale per entrare nel paradiso e uccidere Dio. Lucifer ci ripensa, capisce che la madre è una schizzata e la spedisce in un altro universo. E Charlotte ridiventa la vera Charlotte. Voto per questa stagione già meglio su 10, che è un bel voto, no? E quindi passiamo alla terza stagione. Terza stagione, 26 episodi. Mortacci loro. La racchiudiamo così. C'è sta Clark Kent di Smallville. A sto punto le mie recensioni sono tutte correlate. Comunque io non mi ero accorto che era così enorme. Ma è gigantesco. Vabbè, viene a fare il capo dell'LAPD e si scopre che è Caino. Lol. E che vuole morire da un'eternità. Trova il modo di morire, ma ci ripensa e vuole stare con Chloe. Chloe in questa stagione ha le reazioni più improponibili del mondo. Caino ammazza Charlotte, tutti piangono. Amenadiel la porta in paradiso. Scoprono che Smallville in realtà è cattivo. Lucifer lo ammazza e rivela a Chloe di essere il diavolo. E poi puntate filler. Cioè 26 puntate e tu nelle ultime due, quelle che dovrebbero essere le più importanti della serie, dopo che Lucifer si è rivelato a Chloe, le butti così in un filler di merda, in due filler di merda. Questa stagione si merita proprio un mortacci tua su c'hai problemi, ok? Che io voglio dire poi, al finale della stagione, le ultime due puntate, non è che le ultime puntate le puoi lasciare così al caso, a fare le filler. No! Cioè, perché io, vabbè, me la so stuccata la serie, mi sono visto pure la stagione dopo, quindi tutto accollato, quindi va bene. Ma uno che se l'è vista così, semplicemente, aspettando la stagione successiva, tu lo ammazzi. Tu sei un criminale, sei, oh. Finalmente arriviamo alla quarta stagione, la stagione in cui Chloe ha delle reazioni strane, reazioni particolari. Cioè, io voglio dire, lui è il diavolo, ok, ma se te l'ha smembrata, ha già smembrato? Cioè, questa è una cosa a cui potresti anche pensarci un attimo. Ma poi comunque sia, lui ti ha sempre detto la verità, e ok. E tu un giorno dici: vabbè, tocca ammazzarlo, raga, tocca ammazzarlo. E il giorno dopo dici: no, vabbè, ha fatto anche cose buone. Decidete, cioè, decidete. Insomma, in questa stagione Lucifer dovrà combattere contro la profezia del suo primo amore, che porterà le tenebre sulla terra, e il fatto di sentirsi terribilmente un pezzo di merda. Che a me e a te comporterebbe solo il fatto di sentirsi leggermente in depressione, invece a lui comporta il fatto di diventare erdiavolaccio che era un tempo. E quindi per evitare che i demoni ammazzano tutto e tutti, torna al comando dell'inferno, abbandonando così la sua amata Chloe, che le ha appena rivelato il suo amore. Il momento che tutti noi aspettavamo. Il personaggio più figo della stagione è Padre Kingsley, che ne so, è proprio un personaggio che si rigira tutti come dei calzini, è una cosa allucinante, è bellissimo, come fa? Ma poi soprattutto lo rappresentano in una maniera come se fosse il cattivo, ma in realtà non è il cattivo, cioè in realtà lui è forse il personaggio che vuole di più il bene di tutti quanti gli altri. Vabbè, non lo so perché lo fa vedere così cattivo. Ma parliamo poi del personaggio veramente, veramente più figo della serie, o per meglio dire più figa della serie. Eve, ragazzi, Eve, la donna che tutti gli esseri umani maschili e anche femminili vorrebbero al loro fianco. Qualcosa di fighissima, fighissima in tutti i sensi proprio. Questa stagione almeno si merita un voto reale, quindi un 7 su 10, ok? Un 7 su 10 onesto per una serie di questo tipo e voglio dire, not bad, cazzo, not bad. Non succede spessissimo, ma quando le ultime stagioni riescono a far diventare belle anche le prime stagioni, è una cosa che va premiata, è una cosa che va premiata.
E ragazzi, soprattutto, se volete sapere il mio personaggio preferito di tutta quanta la serie, è il noiosissimo Amenadiel, perché c'ha un'evoluzione del personaggio veramente ben fatta, ben fatta. Lui che all'inizio rompeva tanto i coglioni dell'essere buoni, onesti e fedeli a Dio, poi cambia un po' la versione, però non la cambia del tutto. Questo va bene, va benissimo. Invece no, Lucifer è un personaggio totalmente randomico, che quindi non so manco dargli una natura. Cioè, il personaggio di Lucifer, per carità di Dio, è fighissimo, però non c'ha un'evoluzione come quella da Menadiel, che soprattutto nella puntata, quella antirazzismo, che trova quel ragazzo e si comporta come se fosse suo padre. Quella secondo me è una delle puntate migliori della serie, ve l'ho detto. E il personaggio di Menadiel mi piace soprattutto perché non è né bianco né nero, lui è proprio la grandissima sfumatura di grigio in questa serie, perché lui è proprio cangiante, lui cambia così, però non cambia tantissimo, resta sempre in sé, e quello che pensa è comunque sia legato a quello che succede. Invece Lucifer è un po' randomico, dice una cosa, capisce un'altra, fa una cosa, fa un'altra, è un po' fastidioso. Mentre il personaggio che mi è piaciuto un po' di meno tra i protagonisti è Chloe, perché Chloe, in arte Gesù Cristo, femmina, è... cioè... mi viene in mente la fine della seconda stagione, no? In cui c'è sta Chloe, Dan, Lucifer e Charlotte e il criminale che stanno lì sul pontile. E a una certa Amenadiel ferma il tempo e Lucifer e Charlotte si ritrovano in spiaggia. Che in teoria, se succedesse una cosa del genere, uno dovrebbe dire: ma che cazzo sta succedendo? No, mo mi spieghi quello che è successo. No, mo me lo spieghi, me lo spieghi. Non è che dici: vabbè, dai, è successo. No, come cazzo ci sei arrivato alla spiaggia? Per dire. E quindi Chloe è un po' così, è un po'. Succedono cose. Sì, me ne frega, ma non tantissimo. Non capisco il cazzo di motivo di sta cosa. Cioè, è strana, è stranissima. Come è strana e stranissima la figlia Trixie. Come fa Trixie a essere figlia di Dan e di Chloe? Cioè, a chi assomiglia sta bambina? A nessuno di due, assomiglia più a Maze. Detto questo, ragazzi, a me questa serie è piaciuta. È piaciuta non a livelli wow, però è piaciuta un casino. Perché Lucifer è veramente un personaggio figo, ma proprio a livello empatico, cioè proprio figo, dice porca mamma mia, ma un personaggio di più, da quanto vai. L'unica cosa che mi dispiace un po' è che non usa la sua potenza, è una cosa strana, perché non usa abbastanza spesso la sua potenza? Se io fossi il diavolo la userei, a parte che se io fossi il diavolo sarei la persona più stronza della terra, sarei veramente il diavolo sarei. Però ovviamente magari anche lui prima era stronzo in una maniera allucinante, però alla fine uno deve pure cambiare, perché sennò dopo da noi, cioè sei il diavolo, tutta l'esistenza così a far cattivo, mamma mia. C'ha ragione a essere buono anche lui. E quindi ragazzi, bella serie, grazie Fernando per avermela consigliata, Lemurt de Nessun stavolta, Lemurt dell'orecchietto e del cimo trap della mamma di Lucifer. Ci vediamo al prossimo video. Questo vuol dire like. Ciao. Oh mio Dio, quanto vorrei essere lui, perché è altro 1,90 m. Altro. Ma poi comunque il finale. Cazzo, devo dire?